Qui abbiamo gli idrometri per misurare le piene del fiume Ticino. Nuovamente a Pavia. Stiamo percorrendo l'argine del fiume Ticino. Cari amici, siamo nuovamente qui a Pavia, al fiume Ticino, e ben contenti di essere tornati. Continuiamo, aspettiamo la rotta. Continuiamo a guadagnare terreno, a vedere. Continuiamo a camminare. Ecco, c'è il ponte da vedere, un bel ponte. E così. Ciao a tutti, anzi facciamo una cosa, percorriamo la parte bassa e andiamo di là. Ecco, vedete? Il ponte coperto di Pavia. Scendiamo di qua e saliamo di là. Ma dobbiamo... ma... Ecco. Qua il ponte coperto, qui Pavia, e qua il nuovo ponte. Guardate che bel sentiero. Ecco amici, siamo sulle sponde del fiume Ticino, qua il ponte coperto. Oggi 21 dicembre 2016, Gennaro Giannini, siamo ritornati a Pavia. Guardate che bello. Di qua abbiamo il ponte coperto. E di qua abbiamo il ponte nuovo.
contro delle barche, contro delle barche di Bereguardo. Ci troviamo al ponte delle barche di Bereguardo, in provincia di Pavia. Adesso percorreremo il ponte. Questa è Pavia, abbiamo fatto la strada e siamo arrivati da Bereguardo, siamo arrivati al ponte delle barche. Adesso faremo un po' il ponte senza riprendere auto. Facciamo un po' di ponte, che è ancora giorno. Sono quasi le 5 del pomeriggio, però siamo in piena pianura del fiume Ticino. E per questo motivo evidentemente c'è ancora una bella luce. Godiamo ancora di una bella luce. Saremmo potuti arrivare qua col buio, invece c'è una bellissima luce ancora. Notare tutte le rocce a bordo del fiume. Bellissimo. Qua in legno. Allora, il ponte si abbassa. Perché? Perché il fiume Ticino è meno profondo, è più basso. In questo periodo, anche se ha piovuto, è più basso. Se aveva piovuto tantissimo, nei giorni che ha piovuto tantissimo, il ponte sarebbe stato più alto. Ancorato proprio su delle barche. Una volta erano barche vere e proprie, adesso queste barche sono state fatte apposta così per mantenere l'originalità del ponte. Il ponte storico va mantenuto originale così com'era. Naturalmente le barche adesso sono fatte apposta per mantenere il ponte così com'è, che galleggia sull'acqua e in base all'altezza del fiume si alza e si abbassa il ponte. E viene mantenuta la struttura delle barche. Adesso stranamente ha piovuto nelle scorse settimane moltissimo, ha fatto anche della neve, eppure oggi 21 dicembre 2016 è basso il ponte, tanto che si scende quella parte lì in metallo. E poi, cari amici, da Gennaro Gelmini un saluto dal ponte storico delle barche di Bereguardo. Guardate che bello, ancora nella struttura originaria di legno. Oggi 21 dicembre 2016, bellissimo, siamo tornati in questo bellissimo posto. Facciamo vedere anche com'è bello il fiume Ticino, affluente del fiume Po, pianura padana, provincia di Pavia.
e anche questo è il bello nostro. Faccio vedere, allora prendo, faccio vedere. Cari amici, da qui si gode il panorama sul ponte delle barche di Bereguardo. È orario di punta per le auto, che qua devono procedere per forza in maniera lenta. Che bello, da qui si gode tutto il panorama sul ponte delle barche. Siringone, cazzo.